non lo so mai. Non so se mi dare luce. Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Finalmente sono ritornata dopo 2 mesi e ritorno con la rubrica Tu chiamale se vuoi ossessioni, la unica e sfavillante rubrica dedicata alle aste online per linose eBay. Diciamo che non posso mancare qualche giorno che cercano di rubarmi la mia rubrica. Sono triste. Diciamo che ho lanciato una nuova moda. Mi dispiace, ma la mia rubrica è più bella. Non è un semplice sfoggio di 4 perline in plastica. La mia idea iniziale era quella di condividere davvero anche i miei acquisti e di recensire i vari rivenditori con lasciando dei feedback positivi o negativi anche tramite video, e quindi di lasciare una mia opinione schietta e sincera sulle varie cosine che acquisto. Infatti molte creative mi hanno contattato in privato per acquistare alcuni componenti o anche linkato, cioè per me è un piacere condividere sia che sia un acquisto o che sia un tutorial. La condivisione per me è tutto, è fondamentale, perché sono nata proprio dalla condivisione di un'altra creativa che è Sara Sportore, che io ho sempre ringraziato perché mi ha avvicinato a questo mondo che adoro, e quindi voglio condividere con voi, che sia anche un acquisto come dicevo prima, che sia un tutorial, che sia qualsiasi scemata che mi passa per la testa, che sia creativa, io voglio condividere con voi, e questo a me non pesa. Perché molte creative, anche in messaggio privato, mi chiedevano scusa anche se era l'una di notte, anche le due, io sono abbastanza vampira, diciamo che non dormo tanto, e quindi in quelle ore preferisco dedicarmi a fare 2 acquisti su eBay, a guardarmi un drama oppure a fare altre cose. E quindi per me è stato un piacere aiutarle, e anche nel gruppo Beats Palace Creation, al mio gruppo Facebook, lì ci scambiamo molti link di rivenditori, scambiamo 4 chiacchiere e ci conosciamo meglio, quindi la condivisione porta anche a conoscere altre persone, a instaurare dei bellissimi rapporti, e quindi io adoro questo mondo, adoro questa parte qui, perché esiste anche, diciamo, la parte bruttarella, e sinceramente quella la tengo proprio lontana da me, perché non odio le persone che sono cattive e invidiose, e quindi le tengo alla lontana. Però adoro l'altro lato, la metà, diciamo, il lato positivo della cosa, che adoro fare nuove conoscenze. Infatti sto conoscendo delle persone davvero splendide sul gruppo, e che mi tengono compagnia ogni giorno, e quindi grazie a loro. Ho passato 2 mesi davvero tra ridere e scherzare, che adoro. Niente, io voglio spiegarvi perché mi sono, diciamo, allontanata questi 2 mesi. In pratica, per una settimana e mezza sono stata ferma perché la tendinite alla mano destra, fulminante, proprio non riuscivo a fare nulla. E quindi diciamo che in quei giorni non ho creato tantissimo, ma ho parecchio pensato alle varie creazioni da poter fare in questi al mio ritorno, in pratica. E poi ho deciso finalmente di aprire il mio negozio Etsy, infatti già è aperto grazie al sostegno delle ragazze che vi dicevo prima, delle creative che vi dicevo prima, e quindi mi sono catapultata in questa nuova avventura. Nel negozio Etsy troverete già il mio primo schema, gli orecchini mandala, che vi linko qui, vi lascio la foto come per magia. È un orecchino tridimensionale, l'ho realizzato in colori abbastanza sgargianti, blu elettrico e verde. Sono andata in fissa col blu elettrico quest'estate, strana cosa, perché prima lo odiavo il blu elettrico, adesso amore a prima vista, non so, mi piace tantissimo, quindi l'ho utilizzato in diverse creazioni estive. Oltre agli orecchini mandala posterò altri schemi che già ho realizzato, devo soltanto, diciamo, fare il tutorial fotografico, e pian piano ci troverete sempre più cose. Io sotto l'info box vi lascio anche il link per il negozio Etsy. E oltre a realizzare questi schemini, in questi giorni ho realizzato anche una creazione che ho presentato a un concorso, però non posso mostrarvelo al momento perché devo aspettare che il concorso sia finito per mostrarvi la creazione, e sono davvero
Felicissima di aver realizzato questa creazione. Ogni giorno che la guardo sono ancora più. Sono contentissima, me la riguardo come se fosse il mio tesoro, no? Divento un po' Gollum quando guardo la mia creazione. E niente, a parte gli scherzi, sono stata davvero contenta di partecipare anche a questo concorso e come va, cioè, sono contentissima di quello che ho realizzato. Un'altra piccola novità, e poi finalmente giuro che vi lascio agli acquisti di eBay. Vi mostro alcuni dei pacchettini che mi sono arrivati in questi 2 mesi. Un'altra novità è quello che la mia rubrica in cucina con Miss Giulia per il momento la metto in stand-by. Questo perché ragazze, ho deciso finalmente, sì, ho iniziato la dieta. Minuto di silenzio. Ho iniziato la dieta, dico finalmente perché erano anni che rimandavo. Ho ancora di raptus, di follia mangiucchiosa. Stavo pensando di pubblicare qualche video di cucina a Natale, Pasqua, diciamo nelle festività, di creare qualche video, quella dove, diciamo, un piccolo sgarro me lo posso permettere anche io. Però al momento è meglio se non. È meglio se non sgarro, perché se sgarro adesso è la fine. Dopo tutto questo lunghissimo intro, vi mostro i miei primi 13 pacchettini che mi sono arrivati in questi 2 mesi. Mi sono dilungata tantissimo a parlare, però era 2 mesi che non registravo un video, quindi perdonatemi, e avevo un bel po' di cose da dirvi. Vi lascio la rubrica, tocchiamole se vuoi, ossessioni. Ciao! Il primo pacchettino che vi mostro è questo qui. Per chi ha visto tutti gli episodi della rubrica, questo paio di orecchini già li ha visti in precedenza, solo che mi sono lamentata che erano imprecisi. Quindi, dopo aver registrato il video, ho contattato il venditore e lui gentilmente me li ha rispediti. E questi sono perfetti, gli strassini sono attaccati al punto giusto e quindi ringrazio il venditore per aver rispedito l'oggetto a sue spese. I nomi dei rivenditori ve li lascio qui in sovraimpressione, come per magia. Invece, se volete proprio il link diretto per il negozio di ogni rivenditore eBay, ve li lascio esattamente in un documento nel mio gruppo Facebook Beats Palace Creation MG, dove appunto ho stilato una lista di tutti i rivenditori e lì ho lasciato anche il mio feedback positivo o negativo per ogni negozio. Poi ho preso questi perni placati in oro. Sono esattamente 50 pezzi e li ho pagati in asta soltanto 5 centesimi. Sì, avete capito bene, 5 centesimi per 50 pezzi placati in oro. Sono dei perni a forma di mezza perla con questa asolina che poi ovviamente consente di appendere le nostre creazioni. Se sentite russare è il mio cane che fa il pisolino. Sono davvero molto molto carini, poi sono luminosi. E sono davvero contenta di aver vinto quest'asta. Poi al prezzo di 45 centesimi ho preso quest'altro paio di orecchini. Il feedback per questo rivenditore è positivo perché era la prima volta che acquistavo da lui. E sono questi orecchini con le stelline. Aspettate che ve li mostro da vicino. Eccolo qua. È questa barrettina che va al lobo e poi dopo sotto c'è questo piccolo charms piccolissimo a forma di stella. Non so se si nota, eccolo qui. Davvero molto carini e luminosi. Pagati solo 45 centesimi e sono placati in oro. Poi dalla Turchia, con amore, sono arrivati questi paio di orecchini, davvero molto carini, pagati soltanto 30 centesimi. Il feedback è strapositivo. All'interno del pacchetto c'erano anche le monachelle, sempre placate in oro. E sono questo paio di orecchini davvero molto molto carino e luminoso. È uno strass centrale e poi tutto attorno ci sono altri piccoli strassini. È fatto in questo modo qui e c'è anche la possibilità di aggiungere un anellino per poi aggiungere una mia creazione. Però per il momento li ho indossati così al lobo e sono davvero davvero graziosi. Poi vi mostro quest'altro pacchettino. Ho preso questi anellini esattamente sono da 5 mm. Li ho presi sia in oro che in argento. Sono entrambi placati e li ho pagati 1 euro. Mi sembra che sono sì 100 pezzi per colore,
e già li ho testati e sembrano belli resistenti. Feedback positivo anche per quest'altro rivenditore, perché era la prima volta che acquistavo da lui. Poi vi mostro quest'altro pacchettino. Questi sono degli orecchini placati in asta, 1,18 euro, sempre placati in oro. Questi esattamente sono degli orecchini che ho visto da un'attrice coreana in un drama e sono davvero davvero molto molto carini. Ora non so se rendono qui in telecamera perché sono fatti in questo modo qui. C'è il perno e poi ci sono tre anellini con tre catene e sotto a queste catene ci sono dei pendenti con queste perle, vedete? C'è il pendente con la perla e di tre lunghezze differenti. Sono davvero molto molto carini, specialmente con una coda, con i capelli legati, sono davvero molto molto carini. E me ne sono proprio innamorata, vedevo questa attrice in questo drama e me li sono aggiudicati per 1,18 euro. Poi ho acquistato quest'altro, sempre dallo stesso rivenditore dell'altra volta, ho riacquistato di nuovo i perni con i cirellini, sempre al costo di 1,57 euro. Questo non è un'asta, ma è un comprarlo subito. È questo perno davvero molto carino con tre fiorellini, sempre placato in oro, e dietro c'è l'asolina per poter appendere la nostra creazione. Positivo anche questo rivenditore qui, visto che ho acquistato già diverse volte. Questi sono dei cipollotti che mi sono arrivati esattamente dopo 6 mesi? Sì, sono esattamente dopo 6 mesi. In pratica, questi la prima volta che li ha inviati i rivenditori non mi sono arrivati. Li ho acquistati al costo di 14 centesimi. Sono cipollotti da 3x4 mm in questa bellissima colorazione celestino. Ed è stato gentilissimo a rimandarmi di nuovo i cipollottini. Adesso vi mostro le perle e poi infine i cabochon in pietra. Ho preso sempre in asta queste perle qui in pietra. In pratica sono 50 pezzi e 50 pezzi. Queste qui gialle le ho pagate esattamente 36 centesimi. Sono davvero molto molto carine. Davvero carinissime. Invece queste qui celesti le ho pagate 49 centesimi. Queste sono un po' sfumate, tendente anche un po' al blu. C'è il celeste, il bianco e il blu all'interno. Hanno le venature in pratica, vedete? Feedback positivo anche per questo rivenditore, visto che era la prima volta che acquistavo da lui. Poi ho acquistato da un altro rivenditore questi fili di pietra, sempre da 4 mm. Queste sono un filo di malachite e un altro invece di agata. Questo è quello della malachite, scusate, ma si sono un po' aggrovigliati. Eccolo qua. Davvero molto molto belle, tutte particolari. Questa qui in malachite l'ho pagata 92 centesimi. Questo era un comprarlo subito, non era un'asta. Il prezzo mi sembrava davvero ottimo e quindi ho preso un filo di queste qui malachite e un filo di questo qui in agata, sempre 92 centesimi. Anche per questo rivenditore il feedback è strapositivo, visto che era la prima volta che acquistavo da lui. E adesso vi mostro i cabochon in pietra. La prima pietra che vi mostro è questa agata arancio, pagata in asta 64 centesimi. Ah, questo rivenditore mi ha mandato anche il bigliettino, la partecipazione come la chiamo io, e sono davvero carinissimi quando inseriscono all'interno del pacchetto un bigliettino per ringraziarti dell'acquisto. Li adoro. E la pietra è fatta così, è davvero molto molto grande. Ora non so la misura precisa, però prende 4 mie ditini cicciotti e già me la immagino tutta bella decorata e lavorata al peyote. Sto un po' fantasticando su come lavorarla e già mi immagino qualcosina. Infine, dal medesimo rivenditore ho preso due cabochon in pietra. Sono esattamente delle labradoriti. Adesso ve le mostro. Sull'inserzione c'era scritto proprio Black and Gray Labradorite. Questo rivenditore è davvero molto carino perché all'interno di ogni pacchetto inserisce il suo bigliettino da visita con i ringraziamenti. E questa è la prima, è a forma di goccia, davvero molto molto bella. E questa è la seconda. Questa ha una forma un po' più particolare, vedete, finisce un po' a punta ed è particolarissima. Questa qui l'ho pagata esattamente 1,57 euro.
come vi dicevo prima, ha questa forma particolare, me l'immagino tutta bella incastonata all'embroidery, e all'interno ha questi riflessi che vanno dal grigio, dal bianco, il blu, anche ci sono dei riflessi un po' rossi all'interno. Vedete, se la muovo ci sono ancora altri riflessi tendenti al verde. Questa è la parte retro e l'adoro, davvero sono particolari come pietre. Invece questa qui a forma di goccia, non ricordo le misure, perdonatemi, ma non l'ho scritto sul cartoncino. Questa l'ho pagata 70 centesimi, ha sempre il foro passante e ha sempre tutte queste bellissime venature. E niente ragazze, questi sono i miei 13 primi pacchettini arrivati in questo lasso di tempo di 2 mesi, dove appunto non ho registrato video. Man mano vi registrerò altre puntate della rubrica Tu chiama le sue possessioni per mostrarvi gli altri pacchettini che mi sono arrivati e vi rimando al gruppo Beads Palace Creation MG per appunto per la lista con tutti i rivenditori, con tutti i vari feedback e niente, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao ragazze! Tu chiama le tue